Ciao, buongiorno a tutti. Oggi in questa bella giornata io voglio condividere con voi un prezioso pezzetto della parola di Dio che si trova nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 12, il versetto 4 fino al 7 e dice: Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Bene, a volte nelle agitazioni dei nostri giorni, non ci fermiamo mai per riflettere sulla diversità. Ma basta andare alla cucina e sentire i diversi gusti. Basta andare al giardino e sentire i diversi suoni della natura, i più varianti profumi delle fiori. E io confesso che io sono veramente un appassionato delle foglie. E se aprite uno dei miei libri come questo qui, la Bibbia, troverete lì preservata una foglia tra le pagine. Le foglie degli alberi hanno tutto una forma particolare, un modo particolare, soprattutto nell'autunno. Gli alberi danno un spettacolo di colore, come se raccontassi che forse la diversità sia l'impronta visibile di un artista molto, molto creativo. Questo mi fa pensare anche com'è grande l'amore di Dio. No, non siamo prodotto di una linea di serie, di montaggio. Siamo unici. Sì, è esattamente questo, sei unico, mai avuto un altro simile a te e mai avrà per tutta la storia dell'eternità. E questo per se stesso ti rende speciale, prezioso, e appunto perché sei unico, soltanto colui che ti ha creato conosce tutte le tue potenzialità. Un marmore nelle mie mani continuerà essendo un marmore. Ma nelle mani di Michelangelo sarà il Davide. Dio ti ha creato con doni speciali. Doni che, se messi a disposizione di Dio, saranno utilizzati al pieno, nell'apice della loro potenzialità. Forse oggi io stia parlando per qualcuno che non si sente così, non si sente speciale, non si sente all'altezza. Ma io ti dico, soltanto Leonardo da Vinci può rivelare il segreto del sorriso della Gioconda. Soltanto colui che ti ha fatto sa interpretare l'intimo del tuo cuore e tradurre all'interno dei suoi piani la realizzazione della tua vita, la realizzazione dei tuoi più cari sogni. Che oggi possiamo consegnare ogni dono nelle mani di Dio e utilizzarlo per la gloria del suo nome. Una buona giornata a tutti.